Ciao, sono la dottoressa Justin Farina e oggi ti voglio dire quali sono gli errori da evitare se vuoi iniziare la mattinata, la giornata nel modo giusto. Partiamo quindi dalla colazione. Infatti saprai sicuramente che saltare la colazione aumenta la fame nervosa, rallenta il metabolismo e può portare a un aumento di peso. Quindi saltare la colazione non è sicuramente la strategia migliore se vuoi perdere peso. Al contrario, una colazione abbondante e nutriente invece permette al tuo organismo di mantenersi in forma e in salute. Allora, ecco quali sono gli errori da evitare. Innanzitutto, evita assolutamente di saltare la colazione. Molto spesso sicuramente non la fai per mancanza di tempo, quindi una strategia potrebbe essere quella di mettere ogni mattina la sveglia un quarto d'ora prima, fino a quando non ti abitui a svegliarti prima e quindi ad avere tempo per fare colazione. 2. Evita di fare una colazione troppo povera. Infatti, due semplici biscotti o un solo frutto di stagione sicuramente non può essere considerata una colazione fatta nel modo giusto. Infatti per una colazione sana e nutriente, oltre sicuramente alla frutta di stagione, dovrai aggiungere altri cibi, quali ad esempio potrebbe essere il latte, lo yogurt, i cereali integrali, la frutta secca quali noci, mandorle, delle fette biscottate con miele o marmellata magari fatta in casa, in quanto questi cibi, come ad esempio i cereali, contengono molte fibre che aumentano il senso di sazietà e aiutando anche le funzionalità intestinali e ti permettono di arrivare a metà mattina senza avere fame. Cerca di non prediligere solo zuccheri la mattina a colazione. Questo non significa che non li devi mangiare, però cerca di fare una colazione che non sia composta solo ed esclusivamente da zuccheri. E infine cerca di non mangiare troppo in fretta oppure fare colazione troppo tardi, in quanto mangiare lentamente aiuta il tuo corpo ad avere una percezione migliore del senso di sazietà e quindi ti permetterà di mangiare il quantitativo giusto che è necessario al tuo corpo. Così come fare colazione all'incirca un'ora, massimo un'ora dopo esserti svegliata, ti permetterà di avere le energie necessarie che ti servono per affrontare al meglio la giornata. Infine, un ultimo consiglio che ti posso dare è quello di bere un bel bicchiere d'acqua la mattina appena ti svegli, perché ti permetterà di depurare l'organismo e mantenerti idratato. Un gesto quindi semplice ma importante per il tuo benessere e per la tua salute. Prova a seguire questi semplici consigli e vedrai che andrà molto meglio. Ciao e a presto!